Siamo giunti alla 15ª edizione di questa festa medievale. Quest'anno ci sono anche delle novità, come la mostra di Celestino V. Sì, noi cerchiamo ovviamente ogni anno di dare un aspetto più culturale all'evento. Il nostro evento proprio si differenzia da tanti eventi proprio per l'aspetto della valorizzazione della cultura, della storia e delle tradizioni. E su Celestino V è un lavoro che la Prologo da tempo sta facendo, proprio perché abbiamo un bene molto importante che è l'Abbazia della Ferrara, dove forse Celestino V ha studiato i suoi anni giovanili in questa abbazia. Infatti è rappresentato con un affresco proprio all'interno della Cappella Santa. Quindi quando ci è stata proposta la possibilità di fare un convegno su questo grande uomo di chiesa, anche con grandi valori, noi abbiamo accettato ben volentieri di collaborare con l'Associazione Castello di Fumone in questa realizzazione di questa convegno e mostra a seguire, una mostra che sarà aperta qui nella due giorni della festa medievale e inoltre poi sarà aperta anche a Palazzo d'Arezzo, sarebbe una sede municipale del comune di Verano Patenora. Questo proprio per far sì che proprio la nostra storia è fondamentale, sia il castello che è strettamente collegato anche con l'abbazia della Ferrara, perché più o meno risalgono allo stesso periodo. La mostra è stata organizzata dall'Associazione Castello di Fumone, che è il luogo dove è morto il Papa Celestino V nel 1296. Ci siamo resi conto come associazione che in merito alla figura grande di questo santo anacoreta e grande papa della storia, si era scritto molto e si continua a scrivere molto, ma poche sono le immagini che lo rappresentano. E quindi abbiamo pensato di commissionare a 8 importanti artisti italiani la loro immagine di questo santo, perché poi ognuno che un po' sa la sua storia lo idealizza come crede. E quindi è venuta una cosa molto interessante, perché eravamo fermi con immagini di Celestino V al 1800 e adesso attraverso grandi artisti come Bruno d'Arcevia, come Carlo Cecchi, come Massimo Lippi, come Rocco Iannelli, come Fausto Roma, come Patrizia Molinari e come Giovanni Colacicchi, abbiamo una nuova visione sua, che a volte può essere anche astratta, però in ogni caso è diciamo idealizzata. Mentre facevamo questa operazione siamo venuti a conoscenza di un'immagine coeva di Celestino che non esiste da nessuna parte, perché anche quelle precedenti che ci sono in giro sono sempre idealizzate. Invece in questo caso nell'Abbazia della Ferrara esiste una immagine di quando Celestino V, all'epoca Pietro del Morrone, aveva 45 anni. Cioè Celestino V è stato fatto Papa a 86 anni. Ed è morto nel 1296. L'affresco della Ferrara è di subito dopo il 1260, perché rappresenta i funerali di Malgerio Sorel, un feudatario di questa zona, e era il falconiere di Federico II. E allora, per motivi a me ignoti, tra le persone che fanno parte del corteo funebre che va a onorare questo grande feudatario c'è anche il Celestino V, quando appunto era monaco. E quindi ovviamente l'affresco è stato fotografato, è stato trasformato attraverso anche una visione di uno dei nostri artisti, ma soprattutto è nata in noi la voglia, la consapevolezza dell'importanza di conservare un affresco del genere, perché a prescindere dalla bellezza oggettiva della pittura che tutti possono vedere, insomma, grazie al sindaco di Vairano che ancora combatte in prima linea per cercare di salvarlo, e di tanti altri, insomma. Però non basta parlare, bisogna agire. E quindi da parte nostra, come Associazione Castello di Fumone, che onoriamo l'immagine e la memoria di questo santo, lo scopo è di gettare il sasso nello stagno, e quindi praticamente in ogni nostra occasione sarà ricordata la necessità di fare qualcosa. Poi lo farà la sovrintendenza, lo farà il comune di Vairano, lo farà un grande magnate russo, americano o non so, ma l'importante è che venga salvato.
mostra questa su Celestino Guido che adesso si sposta a Palazzo d'Arezzo. Sì, sicuramente, penso che già stasera ha avuto un bel successo e domani spero ancora di più. Mi ha sorpreso, io già avevo avuto modo di vederla a Fumone, al Castello di Fumone, un ambiente molto molto bello. Stasera l'abbiamo portata qui a Vairano, in questo scenario altrettanto bello nostro che è il Borgo Medievale, in questa chiesa restaurata, poi ancora un fascino lo emana sicuramente. Sono artisti di valore nazionale, quindi merita di essere vista sicuramente. Quindi noi abbiamo pensato, essendo due giornate solo oggi e domani, un po' pochine per consentire a tutti i cultori di questa materia e chi è estimatore di Celestino Guido di riproporla sicuramente nel mese di agosto prossimo, pensiamo circa dal 10 al 26, quindi al ridosso del Ferragosto vairanese, per fare in modo, per consentire ai tanti vairanesi, ma soprattutto ho avuto modo di vedere i tanti appassionati di questo mondo di celestiniani di cui poco conoscevo, di avere la possibilità quindi di apprezzare queste opere nel nostro Palazzo d'Arezzo via giù a Vairano Patenora. Quindi invito da stasera tutti i più appassionati di queste materie a poterci visitare dal 10 al 26 agosto per questa arricchita di altre iniziative di promozione sempre per Celestino Guido.